Good morning Juventus. Questa mattina voglio affrontare un argomento spinoso, assai spinoso. De Ligt. Lo cediamo per 100 o 120 milioni o lo teniamo? Allora, premesso che De Ligt è un giocatore che io terrei sempre, ci mancherebbe altro perché chiaramente è forte, ma io sono dell'idea che se un giocatore della difesa, ed è un giocatore che ti fa prendere un gol in meno, non ti fa vincere le partite perché non ti fa fare un gol in più, come può essere un Higuaín, come può essere un Tevez, come può essere un Vlahovic, come può essere un Del Piero, e potrei andare avanti. Io credo che con i 100 milioni barra 120, se c'è la clausola che il Chelsea paga completamente, tu ci fai praticamente mezza squadra, perché con i 100 milioni barra 120 milioni potresti portarti a casa un Koulibaly e metti a posto subito la difesa, ti rimangono 60 milioni che puoi andare a investire in un Milinkovic-Savic, puoi andare a investire in un Paredes, puoi andare a investire dove vuoi, in altri ruoli del campo, addirittura puoi andarti a prendere anche un'altra signora punta da mettere a fianco di Vlahovic. Puoi andarti a prendere uno Zaniolo per dirti. Quindi io sinceramente tutto questo scandalo, se De Ligt dovesse in qualche maniera andarsene dalla Juve, non lo vedo, perché ripeto, ci sono alcuni ruoli che sono improscrutabili nel calcio. Abbiamo visto, è andato via Cristiano Ronaldo, abbiamo perso l'upload, come lo chiamo io, dei 30 gol e quest'anno siamo passati da essere il terzo attacco dell'anno scorso all'undicesimo attacco, perché avevamo tre pipponi, Kane, Morata e Dybala, perché di fatto si sono rivelati tre pipponi. Poi Vlahovic è arrivato a gennaio e già a marzo aveva la pubalgia, quindi diciamo che l'effetto Vlahovic è durato un paio di mesi, non di più. Insomma, De Ligt è la classica pedina che nei momenti in cui le società hanno difficoltà economiche, devono ristrutturare, devono ricostruire, vorrebbero, a mio modo di vedere, utilizzate. Io non sto perorando la cessione di De Ligt, non fraintendetemi, sto dicendo che non mi scandalizzerebbe. In tempi non sospetti, molti di voi non lo sanno perché sono giovanissimi, in particolare nell'anno 2000, la Juventus cedette un giocatore che sì, faceva la differenza in avanti, che era Zinedine Zidane e scoppiò al finimondo. Cedette Zidane perché la moglie voleva andarsene da Torino, alla quale non piaceva, e torniamo con le mogli che rompono i marroni, sempre nella storia della Juventus, e però con i soldi ricavati dalla cessione di Zidane la Juve prese niente po' di meno che Buffon, Thuram e Nedved, creando un'ossatura che poi durò tantissimi anni e che creò una Juve fortissima. Queste sono quelle cessioni che sono dolorose fino a mezzogiorno, come dico io, perché poi da mezzogiorno fino a mezzanotte ti portano un plus. Ripeto, non voglio che De Ligt venga ceduto, ma se la Juventus riceverà un'offerta indecente di 100-120 milioni, perché meno non si dà, ripeto, ha un tesoretto, super tesoretto, che potrà reinvestire completamente nel mercato, perché se, è chiaro che se la Juve cede De Ligt non lo cede perché si è stancata ad avere De Ligt, se lo cede, lo cede perché fa pecunia e pecunia non olet, dicevano i latini. Quindi, signori, fatemi sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo con me su questa mia tesi. Ripeto, De Ligt importante, sicuramente un giocatore che farà tante buone cose, ma non è quel giocatore come un De Jong, per esempio, che sarebbe stato molto utile alla Juve, come il Pogba che ritorna, come un Di Maria che dovrebbe arrivare. Questi sono i giocatori che fanno la differenza, che ti fanno andare a vincere le partite. I De Ligt ti aiutano a non perderle o a limitare il danno. A questo punto credo che un Koulibaly al posto di un De Ligt, secondo me, o un Bremer, perché no, potrebbero essere sufficienti insieme appunto a Bonucci, a Gatti e poi eventualmente magari un'altra riserva da utilizzare appunto al posto di Rugani, perché Rugani Dio non voglia, speriamo che venga imbarcato da qualche parte. Così, questa è la mia opinione. Quindi per me il fatto che l'Elite po possa venire sacrificato per una cifra dai 100 ai 120 milioni non è non è un crimine, non è una cosa così campata in aria e così assurda. Ripeto, non ho nessuna notizia che la Juventus sta cedendo De Ligt per questa cifra, ma siccome se ne parla, siccome ci sono le tentazioni nel mercato, io dal mio punto di vista mi schiero a favore della cessione eventuale di De Ligt per rinforzare la squadra in punti nevralgici del campo. Good morning, Juventus.